thank you Ora però andiamo a raccogliere proprio le testimonianze eh, dirette di chi sta seguendo all'interno di alcune compagnie proprio la trasformazione del settore, lo facciamo attraverso il nuovo panel e io quindi eh, chiamo qui sul palco il moderatore di questa tavola rotonda ovvero Marco Burattino, Italy Sales Director di Guidewire, che avrà il compito appunto di moderare la tavola rotonda dal titolo il nuovo panorama dei rischi. Buongiorno a tutti. Marco, benvenuto, ti lascio Grazie il testimone te. della conduzione. Grazie, Valentina. Prego. Buongiorno a tutti, eh, mi unisco a quello che è stato detto dal dottor Fogarelli all'inizio, è davvero bello tornare in presenza e riuscire a vederci, a parlare più da vicino di, dei temi che ci interessano e su cui siamo coinvolti professionalmente. Chiamo sul palco per la tavola rosonda, ho il piacere di poter parlare oggi con... Uh, Francesco Basilico, direttore generale di ACSK, Marco Brachini, direttore marketing, brand e customer relationship management di Saro Assicurazioni e Fabio Carniol, general manager del Bezza Vita e del Bezza Italia. Grazie per la partecipazione e prego. Allora, benvenuti, eh, grazie di essere intervenuti, è un piacere poter parlare con voi. Direi, eh, prima cosa, siete anche esponenti, rappresentanti di, di compagnie tra loro anche abbastanza diverse, quindi secondo me si anticipa una conversazione interessante perché potrete portare diverse angolazioni in funzione di quella che è la vostra realtà e quello che vedete. Prima di iniziare a farvi qualche domanda volevo fare soltanto, anche, anche per introdurre un po' quello che, quello che è il nostro, la nostra conversazione, una chiosa, un commento su, sulla, sulla presentazione del dottor Foccarelli, eh, dicendo eh, due cose. Allora, io lavoro in Guidework, che è una società mondiale presente in più di 30 paesi una società della Silicon Valley, quindi diciamo, il connotato globale dell'azienda è molto forte e quindi sono abituato un po' a deformazione, di andare subito a vedere ok, mi occupo di assicurazioni, facciamo subito il confronto tra l'Italia e il resto del mondo. No? E beh, anche da un punto di vista di dati si conferma quello che vado un po' dicendo da tempo. Ero, mi ricordo quando ero piccolo e stavo sempre in Italia, ero fortemente esterofilo poi ho cominciato a viaggiare, ho cominciato a lavorare all'estero, ho cominciato ad interagire sempre di più con paesi stranieri, culture differenti, eccetera, che mi hanno arricchito, ma ho progressivamente ripreso l'affezione, la stima e capito la, 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 diciamo, che siamo bravi. E da un punto di vista assicurativo lo possiamo, lo possiamo dire. Diciamo, L'Italia sicuramente risponde probabilmente meglio dai dati che abbiamo visto, eh, soprattutto sul danno, ma risponde abbastanza meglio rispetto agli altri paesi dell'area euro da un punto di vista assicurativo. Eh, andando ancora su, su sulle note che, 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 diceva, che diceva Focarelli, è vero che partiamo da un discorso di pesante sottoassicurazione, ma allo stesso tempo è anche vero che ci sono aumenti assolutamente importanti in un periodo eh, non facile come questo. Partirei cercando di eh, arricchire un poco il discorso rispetto a quelle note e aggiungere i vostri commenti su quelle che sono, secondo voi, le, le, le sfide e le opportunità principali che il mercato oggi vi fa vedere vi... e che magari vi suggeriscono anche questi numeri e le condizioni che stiamo vedendo e che sono state appena descritte. Partirei con Pierfrancesco Basilico, per favore. Francesco, quindi qual è, quali sono i commenti nella, nella tua esperienza? Ovviamente parliamo di una compagnia che opera nel, nel mondo vita, quindi il taglio è principalmente quello. Quali sono i commenti che, 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 che fai, che hai rispetto a quello che abbiamo appena ascoltato? Allora, buongiorno a tutti. La nostra è una compagnia che si occupa di prodotti vita di puro rischio, per cui siamo... Uh, Nell'ultima parte, nell'ultimo tassello di quei dati vita che voi potete recuperare, che in Italia sono per la maggior parte rappresentativi di prodotti di risparmio. Gli italiani sono storicamente un popolo di risparmiatori, anche oggi, uh, nei momenti di crisi, si confermano, anche se con qualche riduzione un popolo di risparmiatori, quindi il focus nei prodotti vita per gli italiani è dove vado a collocare il mio risparmio, la mia capacità di risparmio. Quindi su questo non, non ci sono dubbi, la capacità di risparmio degli italiani si conferma, uh, ci saranno degli aggiustamenti da dover fare per quanto riguarda le, uh, le modalità di allocazione di questo risparmio, ma questo trend comunque viene confermato. Quello che ancora oggi in Italia manca è la capacità, di, eh, o meglio la cultura, per assicurarsi sul puro rischio. Perché le dimensioni di una copertura di puro rischio sono enormemente diverse rispetto al risparmio. Se voi immaginate una, una polizza a premio unico, un PIC da 25-30 mila euro, 40.000 euro, 50.000 euro. Uh, questo darà un, un risultato al momento del riscatto, ma in caso di decesso della persona uh, il capitale è poco più del versato, quindi sicuramente non corrisponde alla esigenza di dare continuità uh, di stile di vita al nucleo familiare. Quindi le polizze vita di puro rischio hanno capitali enormemente più elevati. Oggi c'è un gap culturale che deve essere eh, superato, che deve essere completato. Eh, e il gap culturale, secondo me, oggi in Italia, sul puro rischio, si può affrontare eh, con due modalità: uno cercando di fare cultura, perché è ovvio che. Eh, senza informazione è difficile approcciare un mercato se non se ne conosce eh, la natura, la, la, la valenza in termini di, di, di protection. In questo credo che tutte le reti distributive, quindi gli intermediari, i broker e agenti, siano fondamentali perché sono direttamente a contatto col cliente, ma, e qui introduciamo un discorso che è in qualche modo già comparso. Uh, già stato accennato, l'aspetto insurtech uh, sicuramente dovrà diventare sempre più importante perché uh, è un approccio che consente di mettere in collegamento l'utente che sta facendo una ricerca di una copertura, di una protezione e dargli quindi la possibilità di poter completare il suo approccio su questa tipologia di prodotti direttamente online quindi è anche un discorso di customer journey eh, quindi riuscire a semplificarla, chiarirla in, in tutti i modi riuscire a determinare dei processi di sottoscrizione che nel vita sono molto complicati perché hanno anche implicazioni di antiriciclaggio eccetera anche quando parliamo di puro rischio il comparto vita è equiparato a una finanziaria per cui eh, ci sono delle verifiche in AML che sono pesantissime e soprattutto dare la possibilità al cliente di poter sottoscrivere una polizza anche magari prendendo in considerazione i rischi aggravati. Questo perché? Perché se uno va da un agente o va da un broker e si presenta personalmente per fare una polizza vita, il broker giustamente fa un'analisi del suo profilo, che non è soltanto un'analisi sanitaria, è un'analisi finanziaria, è un'analisi professionale, è un'analisi di che sport fa e la tendenza dovrebbe essere quella di metterlo in copertura 24 ore su 24, qualsiasi cosa il cliente faccia. Con l'online, con l'insure oggi questo ah, rappresenta ancora qualche difficoltà, quindi sei alto, biondo, con gli occhi azzurri, fai tanto sport, mangi benissimo, ti assicuro, se hai qualche piccolo neo, incominciamo a dire, eh, ok, si interrompe qua, dobbiamo poi riprenderlo personalmente. Credo che l'evoluzione a cui noi dovremmo tendere è quella di eh, cominciare a parlare di eh, sottoscrizioni online molto evolute per poter permettere a qualsiasi tipo di cliente di poter ultimare il suo percorso, il suo, il suo viaggio eh, assicurativo direttamente online. Um, a Fiesca ha fatto molti investimenti in questo, noi siamo convinti che il, colmare il gap culturale del, degli italiani in questo settore vita di puro rischio passi anche attraverso l'insurtech? Grazie mille per Francesco. Non so se, se poi sei d'accordo, ma tornando un po' alla presentazione precedente. Focarelli diceva che l'inflazione non è molto amica delle, delle, delle polizze vita però probabilmente se andiamo a fare una ripartizione tra una divisione tra polizze vita di risparmio e di puro rischio probabilmente l'impatto negativo sia più su quelle di risparmio che non sul puro rischio perché il puro rischio ha un altro tipo di finalità quindi magari potrebbe essere un volano per colmare questo aspetto chiederei ora, grazie per Francesco chiederei ora, a Fabio Carniol diciamo la stessa cosa, i suoi spunti eh, in, in base a quello che ha sentito e riguardo a, a quella che è appunto la sua scrivania e la sua esperienza nella, nella, nella guida di Elvezia in questo momento, quali sono gli spunti che vede sul mercato e le, le complessità che vede sul mercato? Sì, sì, buongiorno a tutti. Noi siamo un gruppo svizzero. Eh, siamo in Italia ormai da moltissimi anni, dal 1948, quindi abbiamo una presenza consolidata e operiamo in Italia attraverso diversi canali, banca assicurazione, agenti, broker e anche eh, attraverso un, con nuove partnership nell'ambito digitale. Eh, quello che notiamo in questi ultimi tempi e che è un po' come dire, quello che emerge anche dalla, da, dagli spunti che sono stati dati, da un lato è l'importanza sempre più forte che i clienti stanno riconoscendo alla solidità della compagnia. Eh, non è più come una volta in cui eh, il cliente non si informava, non era interessato a sapere chi ci fosse dietro il distributore. Oggi, ce lo confermano i nostri distributori, il cliente è sempre più interessato a sapere a chi affida i suoi soldi. La solidità, nel nostro caso, abbiamo un, uno degli indici di solidità più alti in Europa. Eh, superiore al 260% e abbiamo un reti molto alto, ma come noi altre compagnie, il tema dell'investimento e del risparmio va sempre più associato alla solidità e alla capacità della compagnia di resistere nel tempo alle intemperie che abbiamo visto sono parecchie sui mercati finanziari. Secondo spunto è il crescente interesse e bisogno del cliente per la consulenza. Questo tema della consulenza che viene sempre più visto in un modo più olistico, più integrato, è la novità che ci viene anche positivamente secondo me dall'esperienza della pandemia. Oggi i clienti apprezzano e chiedono una consulenza più completa che non metta in modo separato sul tavolo gli investimenti e la copertura dei rischi. Il risultato anche di questo approccio del passato è che moltissima liquidità che giace sui conti correnti e il risparmio che abbiamo sentito descrivere prima è frutto di un risparmio precauzionale no? che viene lasciato lì perché non si sa mai. Questo concetto deriva dal fatto che non c'è mai stata in passato un'analisi complessiva dei bisogni del cliente per cui la copertura del rischio veniva gestita in un modo, spesso non gestita, di investimento del risparmio in un altro. Oggi si assiste sempre di più da parte delle banche ma anche da parte degli agenti. Eh, oltre che nei promotori finanziari, ha una visione più complessiva del cliente. Questo sta aiutando molto a far crescere, eh, da un lato, la qualità del servizio che viene dato al cliente, dall'altro, sta portando le compagnie a rivedere anche un po' la propria offerta di prodotti. Penso soprattutto alla crescente inclusione all'interno dei prodotti di in investimento di componenti di rischio, eh, non solo maggiorazioni in caso morte o in caso di malattia grave, ma anche ragionamenti che si stanno facendo su prodotti nuovi che possano tornare a offrire al cliente. Un panorama di soluzioni all'interno del suo prodotto che coprono sia i bisogni di investimento che i bisogni di copertura dei rischi. L'altro punto che colgo dalla presentazione di Dario Focarelli è la crescita dei danni. In questa crescita dei danni della prima parte dell'anno, credo che abbia avuto un ruolo, anche se non dal punto di vista di volumi così straordinariamente impattante, ma significativo, la Banca Assicurazione Danni. La Banca Assicurazione Danni è sicuramente la novità degli ultimi 2-3 anni partita già in passato ma esplosa negli ultimi anni per una serie di motivi che magari poi approfondiremo, credo che anche questo tema sul danni sia uno spunto interessante che possiamo poi portarci a casa per approfondirlo più tardi. Grazie. Grazie, soltanto una, una piccola chiosa sul tuo intervento ma più una, una provocazione una battuta che altro, cioè rispetto anche a quello che, che dicevi tu di interesse verso la consulenza, poi la modularità e probabilmente ci parlerà anche Marco Brachini ora di, di modularità, ma eh, una domanda potrebbe essere, noi siamo abituati culturalmente a vedere mestieri come il private banker, cioè qualcuno, un wealth manager che prende in considerazione quello che è la patrimonialità di, un singolo, di una singola persona o di un'azienda, non, non esiste l'equivalente come, come, come termine oggi, almeno come etichetta, magari c'è qualcuno che lo fa, ma oggi mi, il punto di domanda che mi pongo è esiste un private banker ma non esiste un soggetto che possiamo chiamare private insurer, forse è anche è questo no. Anche, un motivo, una Beh però da, i private da... banker, io ho l'esempio di, di, di private banker di alcune nostre banche partner, stanno formandosi moltissimo sulla parte protection, stiamo facendo un sacco di iniziative di formazione per esempio sul tema salute che è stato citato, che cresce anche grazie alla banca assicurazione che è cresciuta tantissimo nel salute e qui anche la parte di private banking sui, di fascia, sui clienti di fascia alta sta dando un contributo importante nello sviluppo di quel tipo di consulenza di cui parlavo prima. Quindi un messaggio diciamo, di, di progresso, di, di speranza. Eh, grazie mille Fabio. E ora andiamo da Marco. Stesso, stesso, stessa domanda: cosa ti suggerisce quello che hai appena sentito nei passati minuti? Bene, buongiorno a tutti, ben trovati. Della presentazione introdotta da Dario Focarelli, direi eh, che il tratto più eh, importante e positivo per chi opera nel settore, eh, come noi, che siamo appunto una compagnia tradizionale e si sviluppa. Eh, su un modello distributivo B2B2C che quindi ha nell'asset di una rete agenziale sul territorio un punto di riferimento e che ha nella consulenza, come citava anche Fabio, un eh, elemento determinante proprio nell'approcciare il mercato e il cliente che ha eh, necessità appunto di coprire il proprio, eh, la propria esposizione di rischio. Direi che la parte guardando il bicchiere mezzo pieno, quindi una logica positiva al di là degli aspetti drammatici, che ci lasciamo alle spalle dopo due anni di pandemia e ora purtroppo il tema geopolitico che a livello internazionale vediamo eh, tutti i giorni con i drammi che, che genera, direi che l'aspetto della crescita di tutto il comparto eh, danni non auto è un elemento che guardiamo tutti con una certa positività e soddisfazione perché al di là del momento contingente anche noi Uh, interpretiamo questo, uh, questa modifica negli andamenti anche della raccolta con una modifica che inizia a diventare strutturale, cioè uh, leggiamo attraverso una rete sul territorio che incontra i clienti tutti i giorni una maggior sensibilità del consumatore, del cliente ai temi della protection che si sviluppano su tutto il tema. Danni non auto, sicuramente sulla salute, sugli infortuni, ma anche sul vita, sul tema appunto del eh, puro rischio, perché anche sulle TCM vediamo una maggior sensibilità che fino a ieri eh, non eh, misuravamo in maniera così evidente. Eh, per eh, compagnie, quindi per un settore come il nostro, che è tipicamente anticiclico, e che quindi in momenti di crisi in qualche modo genera proprio per il trust no? che è proprio della nostra attività per la fiducia che il consumatore ripone negli operatori di settore, diventiamo un punto di riferimento e finalmente, direi con molta fatica ma sempre più progressivamente, notiamo una maggior sensibilità, una disponibilità all'ascolto sui temi più generali della protection che non possono che far bene al settore e anche in maniera... Eh, più generale al sistema perché ci possono portare verso una maggior copertura che non può che far eh, bene a tutti. Grazie mille, Marco. E passerei, a, passerei a un altro tema. Abbiamo, abbiamo guardato il contesto, abbiamo avuto le, le vostre interpretazioni, ora cerchiamo di entrare un po' su temi più legati al quotidiano, all'operatività, all'industriale insomma. E parliamo di omnicanalità, è un tema che comunque è, è, è tanto discusso da tanti anni, è un tema degli anni 10 del 2000, neanche degli anni 20, anche se sta cambiando un po' verso, nel senso che abbiamo cominciato a parlare di omnicanalità come termine nuovo da contrapporre alla, alla multicanalità, quindi dalla possibilità di andare a a veicolare la nostra offerta lungo canali diversi, ha la possibilità di eh, farli interagire tra loro e di abilitare quelle che oggi vengono chiamati processi di acquisto ibridi, no? online, offline, eh, discontinui e che, che si muovono. Eh, quindi diciamo, secondo me quello che è il tema che osserviamo oggi, se il verbo nei primi anni che utilizzavamo era quello lì tramite l'ominicalità di abilitare un certo tipo di comportamento, secondo me oggi l'imperativo è quello di cercare di armonizzare, di orchestrare e di accompagnare al meglio quelle che sono le preferenze di, eh, di chi poi acquista servizi assicurativi. E il contesto, dobbiamo dire, anche qui in Italia è estremamente vivace. Ci, ci poniamo sicuramente in un ambito di vivacità che è superiore rispetto a quello che osserviamo fuori dai nostri confini, eh, è vivace e non, non nasconde sorprese. No? In tutto in Italia, ma in generale nel sud Europa, dobbiamo fare i conti col fatto che oggi un esempio è che il business diretto probabilmente, mh, è quasi, siamo quasi rassegnati al fatto che il business diretto non abbia incontrato ancora... Eh, grossi favori, e quindi invece di vedere compagnie tradizionali che aprono canali diretti, oggi assistiamo a tutte le compagnie dirette italiane che aprono canali intermediati, leggeri ma intermediati. L'altra tendenza è le banche: l'altro elefante nella stanza in questo momento sono le banche, ovvero la, 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 il forte incremento che lasciamo stare la leadership sul vita, che è incontrastata da anni. Ma anche sul Dani le, le banche stanno facendo eh, grossissimi risultati. Siccome sono un canale intermed di, di intermediazione abbastanza ingombrante, anche cioè, proprio culturalmente, pongono degli, dei, dei, delle domande che sono, che sono, che sono la, cui, la cui risposta e la cui interpretazione strategica è necessaria. Quindi, nell'ottica della vostra interpretazione di omnicanalità, e, e qui eh, riparto da Marco, eh, ti, ti, la, la domanda che ti pongo è: eh, quali sono, da un punto di vista di raggiungimento del cliente? Tutti quanti avete fatto riferimento a una tematica di raggiungere il cliente. Quali sono, in questo contesto, attraverso il mix, i mix di, di canali e la loro, il loro coordinamento e la sinergia? Le, le, i, i, le, i vostri punti di vista, appunto, la, la, il, tuo, il, tuo, il tuo indirizzo strategico da persona che alla fine in gestisce in prima persona queste cose eh, nei confronti appunto della sfida dell'omnicanalità sì, ma il tema dell'omnicanalità per noi è diciamo un atterraggio direi naturale. Perché siamo una compagnia, un incumbent no, tradizionale, che appunto ha nell'asset distributivo sul territorio, quindi sulle agenzie. Una, eh, dedica diciamo così, un valore fondamentale. Per noi la parte di intermediazione e l'azione che svolge una logica proprio di consulenza e di avvicinamento ai temi della, eh, della prevenzione del rischio e quindi anche al modo di proporre le soluzioni utili a trovare una, nella miglior misura possibile eh, il prodotto assicurativo per quel determinato cliente è fondamentale. Il tema, eh, poi l'eredità che ci lasciano questi due anni di pandemia che possiamo poi ricondurre a due concetti fondamentali. No? Il primo tema è, la, è stato il fenomeno della digitalizzazione di massa, eh, pensate solo allo speed no? e il secondo è il tema dell'avvicinamento da parte appunto della cittadinanza, della popolazione, ai temi della protection in maniera più sensibile, cioè maggior consapevolezza e questo l'abbiamo riscontrato anche dagli andamenti produttivi. Eh, il tema vero diventa come facciamo a intercettare questi due grandi fenomeni, quindi la digitalizzazione di massa da un lato e il tema di una maggior sensibilità ai temi di una possibile copertura assicurativa e quindi alla cultura della prevenzione. Per noi questo ruolo lo gestisce in maniera diretta e sempre più determinante il consulente, la persona che ha un punto fisico sul territorio, ma che oggi deve essere in grado di saper gestire una relazione che non è più solo fisica, ma che è fatta in maniera moderna anche attraverso la gestione in remoto della relazione col cliente stesso. Quindi ormai parliamo di un vero e proprio ecosistema che abbiamo costruito e su cui stiamo sviluppando e investendo per creare una regia nella gestione della relazione che è in capo al consulente, all'intermediario fisico sul territorio, ma che si sviluppa ormai attraverso gli strumenti che il cliente si attende, no? secondo le aspettative ormai tipiche di ciascuno di noi, e cioè la possibilità di saper gestire una relazione col proprio punto di riferimento che rimane appunto l'agente ma attraverso touch point anche digitali così da disegnare quello che oggi definiamo un customer journey che è proprio Unico di quel particolare cliente è il cliente che decide qual è il touch point attraverso il quale vuole entrare in relazione con il suo punto di riferimento che rimane intermediario e farlo scegliendo poi nella gestione del processo e quindi passando eh, attraverso eh, non so, pensate alla gestione di un sinistro piuttosto che a un rinnovo di polizza da un touch point all'altro fisico digitale senza soluzione di continuità. Questo è un po'. L'ecosistema che stiamo costruendo, su cui puntiamo e su cui eh, inevitabilmente troviamo poi massimo livello di riscontro in termini anche di valore percepito da parte dei nostri assicurati. Noi ormai da tempo abbiamo messo in piedi sistemi metriche che misurano la soddisfazione, ma ancora di più no, il livello di advocacy, cioè eh, il tema della raccomandabilità che è in capo ad ogni singolo cliente, quello che chiamiamo tecnicamente l'NPS. E noi registriamo in questo, proprio in questi ultimi due anni, una crescita progressiva che ci eh, dà riscontro del fatto che stiamo lavorando bene in questa direzione e che i nostri stessi clienti possono diventare dei brand ambassador, no? possono loro stessi poi proporre eh, a parenti, amici, conoscenti, il marchio perché di fatto stanno vivendo una customer experience, un'esperienza assicurativa positiva che vogliono e sono in grado appunto di proporre. Eh, anche al, alla loro community, al loro, eh, al loro panel di riferimento. Grazie mille Marco. Ora eh, passiamo da, da Fabio. Che quando ci siamo sentiti, un paio di spunti in questi giorni ci siamo sentiti con, con loro tre. Anche per diciamo dirci di cosa secondo noi era interessante parlare. Eh, torno indietro a quella telefonata, e un paio di spunti che secondo me riguardano questo tema che avevi suggerito tu, Fabio. Che fanno riferimento a, anzitutto alla gestione dell'omnicanalità dell e dei diversi canali, anche in funzione di quello che è la tipologia di prodotto, cioè probabilmente il ruolo che una banca ha nei confronti della piccola e media impresa potrebbe essere un nuovo volano no? per, per sviluppare la, la, la per, per ridurre la sottoassicurazione di questi player. Poi Marco faceva riferimento durante la sua risposta anche al concetto di ecosistema. Che è un tema assolutamente centrale, non c'è dubbio, però secondo me l'ecosistema ora ha una dimensione in più della matrice: nel senso che non è soltanto quali sono i player, ma anche bisogna gestire più ecosistemi, chi ti fa fare meglio il tuo mestiere e chi ti fa vendere determinati contatti. C'è cioè un ecosistema produttivo, un ecosistema distributivo e sono due variabili, non soltanto una. Dietro la parola ecosistema si nasconde una complessità sempre maggiore. Quali sono i tuoi spunti su questo? Quante ore mi dai per rispondere? Per me <ride> potremmo fare quanto ti vale? dà. No, certo punto... Ma io la dividerei in tre la risposta. Innanzitutto eh, partiamo da un punto per quanto riguarda il cliente retail. Eh, C'è una ricerca recente del Politecnico di Milano eh, che mostra come eh, al di là delle polizze auto, che sono una tipologia di prodotto un po' diversa, i clienti interessati a comprare direttamente da una compagnia di assicurazione tramite canale digitale prodotti non auto sono per il 13% casa, 12% salute e 7% vita. Quindi, i clienti retail ancora eh, non vedono nell'acquisto digitale del prodotto diretto con la compagnia una soluzione di grandissimo interesse per loro. e L'ostacolo qual è? Il 48% non li vuole sottoscrivere perché vuole la consulenza del canale fisico, quindi torniamo al discorso di prima. Però cosa succede nel contempo? Succede che oltre il 70% dei clienti delle banche sono interessati a comprare prodotti semplici tramite home banking o app della banca. Quindi in realtà quello che per esempio noi come invece stiamo facendo è puntare su soluzioni digital bank assurance, cioè utilizzare il fatto che i clienti comprano più facilmente e più volentieri i prodotti semplici dal canale online della banca per offrire prodotti assicurativi. Questa esperienza, per esempio, stiamo facendo con Illimiti, che è un nostro partner in questo tipo di progetto che vende già i nostri prodotti semplici per il canale per il target retail tramite l'app anche con logiche di open banking. E I risultati incominciano ad essere molto interessanti. La riflessione qui è come rispondo alla seconda parte della tua domanda: possiamo approcciare anche il mondo delle imprese. Il mondo delle imprese è un mondo, lo sappiamo, sottoassicurato in Italia, molto sottoassicurato per tanti motivi. C'è una scarsa cultura del rischio, potremmo parlarne per diverso tempo, ma voglio arrivare un po' al punto. Innanzitutto, eh, le aziende italiane, le piccole e medie aziende, guardano come diciamo, canale a cui rivolgersi per le polizze sempre di più sia la banca che l'online. Um, dopo l'associazione di categoria, secondo una recente ricerca di Deloitte, le banche con il 42% e l'online con il 40% sono i canali a cui le piccole e medie aziende guardano con maggiore interesse per acquistare coperture assicurative, con un grande interesse in particolare per un rischio emergente che lo sappiamo è il rischio cyber. Però da questo punto di vista per esempio la banca assicurazione dei danni di cui parlavo prima rappresenta un driver di grandissimo sviluppo per il nostro settore proprio per andare a ridurre la sottopenetrazione delle coperture assicurative ma a livello digitale si incominciano a vedere iniziative interessanti. Noi per esempio abbiamo appena avviato la collaborazione sempre con il Limiti anche nell'ambito della nuova piattaforma Bilti lanciata dai Limiti come piattaforma di soluzione di servizi. Per le aziende, le piccole e medie aziende e le aspettative di questa nuova iniziativa sono molto positive perché, alla luce di alcune analisi, di alcuni sondaggi fatti nei limiti e di alcuni focus group fatti con aziende, l'approccio della venta del prodotto assicurativo tramite canale digitale. Diventa particolarmente efficace, soprattutto se c'è poi in un modello più ibrido la presenza sul territorio di account della banca che possono aiutare il cliente a cogliere meglio le proprie esigenze. Quindi, qui si sta assistendo sempre più a innovazione, come, come si diceva prima, con dei modelli ibridi in cui il canale distributivo beneficia della tecnologia digitale per semplificare la fase di vendita del prodotto. Stiamo restando che resta una componente di consulenza molto importante. L'altro tema riguarda gli ecosistemi che tu hai accennato. Eh, noi stiamo vedendo un grandissimo interesse da parte dei clienti per gli ecosistemi, non solo in mondi di offerta già più consolidati, pensiamo al tema casa con il tema smart home, pensiamo al tema salute con i prodotti eh, salute e assicurativi a cui si affiancano servizi digitali sempre più ampi e complessi. E completi, scusate, quindi per esempio relativamente alla telemedicina, ma per esempio noi abbiamo avuto una grande esperienza di successo nella vendita di un prodotto contro il rischio di un'autosufficienza, un eh, la famosa Lonter Care, che è stata venduta eh, dai nostri agenti che qui abbiamo iniziato la commercializzazione anche alcuni tramite i nostri partner bancari, un prodotto a cui abbiamo associato un sistema di servizi intorno alla semplice rendita che rappresenta ovviamente ancora la componente principale del prodotto, ma servizi che consentono al cliente sia nella fase di pagamento dei premi attraverso accesso teleconsulto e telemedicina, sia nella fase di accesso alle prestazioni attraverso la figura del care manager, la figura di eh, servizi che possano offrire mm, soluzioni per l'assistenza domiciliare, Piuttosto che tecnologie che consentono anche di monitorare lo stato di salute dell'anziano a livello domestico, tutta una serie di innovazioni che stanno eh, incontrando grande interesse da parte dei clienti e, soprattutto, consentono di superare un po' quella remora che si vede da molte ricerche da parte dei clienti che considerano il prodotto assicurativo spesso troppo caro. Ecco, la nostra sfida, la sfida per noi assicurazioni è far percepire di più il valore che il prodotto ha per il cliente, e per fare questo, certamente, l'ecosistema è uno strumento molto importante perché fa percepire al cliente un'utilità immediata della soluzione assicurativa senza dover aspettare necessariamente che si verifichi, verifichi quell'evento negativo che magari il cliente guarda con un minore come dire, preoccupazione anche a volte per una nostra cultura italiana no? della gestione del rischio che a volte è un po' più scaramantica però se gli facciamo toccare con mano l'utilizzo immediato di servizi, questo può cambiare stesso discorso sulle aziende chiudo, oltre al tema digitale anche gli ecosistemi di servizi per le coperture per le aziende incominciano a prendere piede qui veramente vedo una grandissima sfida nei dati da, presentati da Dario Focarelli sul danni, non dimentichiamoci che una parte, la parte principale del business danni in Italia è viene la commercial line, quindi dai, dai prodotti per le imprese, quindi certamente lì la sfida è aumentare la penetrazione delle coperture assicurative anche introducendo servizi ed ecosistemi per il mondo delle aziende. Grazie mille Fabio e arriviamo a Pierfrancesco. No? Quando si parla di omnicanalità non si parla soltanto di, di spingere prodotti lungo canali diversi e di abilitare il fatto che una persona cominci la sua ricerca online e poi la finisca, la prosegua con un intermediario e via dicendo. Ma quando si parla di omnicanalità, secondo me c'è un connotato strategico importante di decidere anche come raccontare il prodotto e come metterlo a disposizione fa parte della definizione del prodotto. Una delle tendenze che stiamo vedendo sul mercato da. Negli ultimi tempi parla di embedded insurance, parlando, se ne parla come di un fenomeno assolutamente nuovo. Probabilmente le, le esperienze professionali, attuali, di vita e di, 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 diciamo, i contesti assicurativi nei quali eh, ti sei mosso sono quelli che sono gli antisignani, i veri e propri fondatori del concetto di embedded insurance. No, se parliamo di CQS, se parliamo di questo tipo di prodotti. Quindi diciamo anche una chiave di lettura, il tuo punto di vista può sicuramente arricchire quello che abbiamo detto finora anche con questo taglio, quindi omnicanalità ma anche, diciamo, eh, tu parlavi prima del, dell'importanza della digitalizzazione, dell'autonomia dell del cliente, però sono tutte quante considerazioni che vanno probabilmente pesate, integrate tra loro. Sì, eh, allora, l'Italia è un mercato di embedded. Uh, L'Italia non solo nel vita è un mercato contrassegnato da mass distribution. Uh, se noi pensiamo uh, a che cosa è la credit protection in Italia e immaginiamo quanta ne viene fatta in modo obbligatorio per legge, cessione del quinto, piuttosto che in modo embedded, distribuzione bancaria, finanziamenti, prestiti personali, mutui. Addirittura se pensiamo alla GDO, alla GDS, tu vai a comprare un frigorifero, fai un finanziamento, c'è la polizza vita attaccata al tuo finanziamento per quei 1500 euro di uh, frigorifero che hai comprato a rate. Per cui la stragrande maggioranza della copertura del rischio è in questa multicanalità è una multicanalità indotta dalla distribuzione dei prodotti. In realtà la multicanalità a cui uh, vorrei fare riferimento io e che è in parte è quella a cui fanno, hanno fatto riferimento i colleghi è la multicanalità che dovrebbe facilitare l'avvicinamento del, uh, del cliente di strada al prodotto vita. Uh, nel mio caso ovviamente io faccio vita, per cui il mio focus ovviamente quel, resta quello lì. Uh, Oggi noi in Italia la nostra raccolta è per il 90% fatta con prodotti credit protection, che sia cessione del quinto, che sia credit protection classica, il 90% è mass distribution per noi. Quel 10% che noi facciamo di prodotti individuali stiamo cercando tutti i modi per sostanzialmente facilitare l'incontro tra il cliente che sempre di più sviluppa una curiosità, non solo dovuta al fatto della pandemia, ma credo anche al fatto della massiva digitalizzazione del pubblico. I due anni di pandemia hanno generato, attraverso il discorso dello smart working, una diffusione enorme di digitalizzazione in termini di strumenti, personal computer, in termini di collegamenti wireless, internet e quant'altro. Quindi oggi c'è una maggior attività di ricerca, di, di autonomia del cliente finale. Quindi il nostro obiettivo e la, la nostra esigenza è quella di riuscire a mettere in correlazione i due, cioè il cliente e l'intermediario. Nella nostra scelta distributiva, posto che comunque diamo la possibilità al cliente con gli strumenti che abbiamo messo online, di arrivare alla stipula comunque finale e in totale indipendenza da parte di un intermediario, comunque l'intermediario, il nostro intermediario resta comunque coinvolto in una parte che può essere limitata alla certificazione dell'identificazione del cliente, che comunque essendo un prodotto vita, dicevamo, antiriciclaggio, tutte queste cose, è obbligatoria, va fatta. Uh, Fino addirittura a creare un momento di, di, di vera unione, non solo, ma tutta la digitalizzazione che noi abbiamo creato è nelle mani dei nostri intermediari. Con quale obiettivo a quel punto? Quello di rendere estremamente più facile, immediato il loro lavoro in presenza del cliente stesso e di conseguenza fornirgli degli strumenti che lo aiutino a corrispondere alle domande che il cliente fa in quel momento senza dover. Interfacciarsi con, una, con la compagnia perché è fuori discussione che se l'intermediario gode di un'autonomia, uh, un percorso lineare, uh, una capacità di arrivare fino in fondo alla stipula della polizza, uh, no, il percorso non si interrompe, il cliente in quel momento è caldo e motivato perché vuole quella cosa e se tu gli permetti di concluderla, uh, chiaramente gli stai dando un grandissimo vantaggio. Quindi tornando al discorso come vedo la multicanalità. Io la vedo in maniera totalmente integrata. La compagnia, nel nostro caso, eh, non vede l'online come qualcosa di distinto e separato a puro vantaggio della compagnia, ma principalmente a vantaggio del suo intermediario. E di conseguenza, ricordiamoci sempre che siamo in un momento di forte impatto della IDD, quindi la Insurance Distribution Directive, che pone al centro il cliente finale. Quindi quando noi parliamo di dare un vantaggio competitivo, eh, culturale eh, all'intermediario, lo facciamo sempre in un'ottica di cliente finale. Il cliente finale è il punto centrale della soddisfazione di questa transazione. Grazie mille per Francesco. Prima di passare all'ultima domanda, perché tra poco sicuramente già, già abbiamo un attimo sforato, però, un commento che, che mi viene ascoltando le vostre risposte, che mi fa piacere rilevare, è che noto in tutti e tre, con tagli diversi, nell'ambito di un business che è comunque B2B2C, quindi ha un forte utilizzo della leva interme, intermediaria. Comunque, tutti quanti avete dato dei concetti che restituiscono un peso molto importante alla compagnia. Cioè, mh, percepisco dai vostri commenti, no? prima Marco parlava di advocacy, ovviamente lui ha un ruolo che anche nel job title parla di brand, quindi c'è una sensibilità su questo. Prima Fabio invece ci diceva che oggi il tema della stabilità della compagnia è un tema che il mercato percepisce di più. Uh, Pierfrancesco invece appunto ci parla di la compagnia che aiuta il processo di che vuol colmare il gap di asimmetria informativa atavico che c'è nella... tra l'acquirente e il venditore di un prodotto assicurativo. E quindi sono messaggi tutti e tre che mi sembrano dare una centralità importante al ruolo che la compagnia può avere nello sviluppare queste tematiche. Avendo poco tempo, l'ultima domanda che posso farvi, mi dispiace perché mi sto divertendo e mi piace chiacchierare. E... Innovazione di prodotto. Tra modularità, servizi aggiuntivi, nuovi rischi, ognuno con quello che preferisce e che gli va, perché di spunti ce ne sono tanti. E qual è la prossima frontiera? Cioè vorrei, mi farebbe piacere discutere di qualcosa che oggi non c'è e che potrebbe esserci tra qualche tempo. Comincerei da Fabio a questo giro. Bah, direi in questo momento i temi sull'innovazione sono sulla parte vita, indubbiamente ma non solo sulla parte vita in generale, sulla nostra offerta, è il tema della sostenibilità che sta pervadendo sia all'interesse dei clienti che secondo recenti ricerche anche di Prometeia stanno interessandosi con crescente intensità ai temi di sostenibilità per l'investimento del proprio risparmio, ma in generale per la gestione dei rischi. E questo certamente ci pone come industria non solo nell'obbligo di rispettare alcune indicazioni normative che sono uscite e stanno uscendo su questo tema per essere coerenti e compliant con queste normative, ma soprattutto di sapere intercettare questo crescente interesse dei clienti, non solo dei più giovani, ma in generale un po' di tutte le fasce di età, per il tema di sostenibilità. E questo certamente per noi è una grandissima opportunità che come industria dobbiamo poter cogliere e saper cogliere. L'altro tema che io vedo nel fronte dell'offerta, in questo momento c'è sicuramente un potenziale innovazione molto significativo nell'ambito attorno sul servizio per le aziende. In questo momento i temi dei rischi sicuramente sono in cima alla classifica, lo sappiamo, il cyber risk che è diventato un rischio assolutamente ormai enorme e che incomincia a essere un rischio sentito anche dai clienti individuali. Noi abbiamo appena lanciato un prodotto individuale che si chiama Protezione Cyber attraverso i nostri padri bancari e siamo rimasti stupiti molto positivamente dall'interesse fortissimo da parte dei clienti per queste coperture che coprono il rischio di frode identità digitale in famiglia, ma lo stesso tema lo vediamo sulle aziende con le coperture Cyber per le aziende. Qui si apre una frontiera enorme per il settore assicurativo di grandissimo interesse, ma anche ovviamente che richiede una capacità di gestione di questi rischi molto, molto oculata. Un altro ambito certamente in cui come eh, settore come industria dobbiamo fare dei passi avanti, in qualche modo è già stato citato, è la i nostri processi. Qui certamente la tecnologia digitale ci può aiutare molto non solo nel disegno dei prodotti ma anche nel miglioramento della, dei processi, nella semplificazione della fase post vendita, nel renderci un po' meno complicati, a volte dobbiamo fare un po' di autocritica, siamo l'ufficio complicazioni a fare semplici, noi compagnie, cioè tendiamo a volte a considerare molto complesse alcune, sol, alcune situazioni che potrebbero essere semplificate. Qui certamente la pandemia ci ha aiutato e tutto quello che sembrava impossibile fare prima della pandemia è diventato possibile e quindi vuol dire che evidentemente si poteva fare anche prima. Questo certamente è uno spunto di cui dobbiamo fare tesoro per costruire un nuovo modo di porci nei confronti dei clienti, magari appunto mettendo un pochino più da parte queste nostre mentalità un po' a volte conservative, sul fatto che non si può fare, invece si può fare, basta, basta volerlo. Del resto non a caso siamo una nazione che vince i campionati del mondo di calcio soltanto quando succede qualche casino, poco prima, no? Quindi, effettivamente, fa parte un po' del nostro DNA. Passerei a Pier Francesco, stessa domanda, stesso flash con una limitazione di campo Polizza e vita. Okay. Allora, quando pensiamo a una Polizza e vita, una temporanea casa morte individuale, dobbiamo pensare a una, un prodotto che accompagna il cliente per 30 anni. Quindi, la sfida è quella di creare dei prodotti che siano adattabili all'esigenza del cliente durante tutto il percorso di accompagnamento della sua copertura. Uh, classicamente i prodotti nascono e muoiono uguali, identici a come sono nati. Peccato che uh, il 35enne che ha fatto la sua polizza TCM quando arriva a 45 anni ha delle altre esigenze, quando arriva a 55 ne ha ancora di diverse, quando arriva a 65 completamente diverse. E faccio un esempio banale, a 35 ha figli piccoli che devono finire l'università, completare il percorso di studi e ha quindi delle esigenze di capitale, di copertura, di immediatezza, di disponibilità del capitale che sono di un certo tipo. Quando arriva a 65 i figli sono sposati, sono grandi, sono, vivono di vita autonoma, le sue esigenze di capitale probabilmente sono diverse. Sono altre le esigenze che lui ha, magari di immediatezza di capitale a fronte di determinati rischi. Quindi, secondo me, la grossa sfida nel mondo vita, eh, di puro rischio, sottolineo, è quella di eh, studiare nuove coperture eh, da abbinare alle classiche storiche di questo mondo e mantenere una flessibilità, adattabilità lungo tutto il percorso di vita del cliente. E questa è chiaramente una sfida che implica e coinvolge totalmente la compagnia perché coinvolge la parte di studio precedente, quindi tutta la parte di Pog per la creazione del prodotto, coinvolge la gestione in acquisizione, coinvolge la gestione in liquidazione sinistri, la comunicazione, eccetera. E c'è il risvolto di come riuscire a rendere tutta la rete degli intermediari sufficientemente acculturata su questa variabilità di prodotto e adattabilità di prodotto. Ed è una sfida enorme. Quindi ehm, quattro anni fa, cinque anni fa, abbiamo lanciato una... Ehm, proposta che si chiama FISCA Academy, l'Academy serve a creare delle aule di formazione sui prodotti vita, rivolta agli intermediari ovviamente, quindi fornire loro tutti quegli strumenti che sono necessari per prendere il cliente comprenderlo e accompagnarlo nel percorso di assicurativo, questo per me è una delle sfide più importanti. Assolutamente d'accordo, tra l'altro sono una delle tendenze di Web3 di cui si parla sempre di più. E... Marco, invece te, eh, cosa c'è dopo Saraflix? No? C'è cioè, Saraflix ora no? e poi qual è l'evoluzione nel futuro che vedi? Ma noi abbiamo una visione molto chiara, abbiamo ridisegnato il nostro modello eh, operativo e distributivo avendo in testa quella che abbiamo definito l'ossessione del cliente, l'approccio customer first, avendo un approccio cliente-centrico eh, che ci porta in qualche modo a disegnare qualunque nostra azione in una logica che crei valore per il cliente finale, ehm, ci mette proprio sul tavolo la sfida di saper innovare secondo tre direttive molto nitide, molto chiare. La linea dei processi, la linea del servizio e ehm, ovviamente quella del, eh, dello sviluppo e dell'ammodernamento del modello di offerta. Sulla parte processi stiamo lavorando in maniera importante, ovviamente sviluppando sempre... Tutto in una logica eh, esaltata, in qualche modo amplificata a no? questo formidabile abilitatore che è la tecnologia. Stiamo per esempio lavorando e abbiamo messo in piedi il concetto di self-perizia che permette appunto in pochissimo tempo e attraverso un'azione in self-service gestita dal cliente di poter praticamente processare il sinistro in maniera diretta e quasi autonoma e automatica. Uh, mi viene in mente tutta la parte di uh, elementi che vanno in termini di servizi a completare la nostra offerta, uh, al di là degli aspetti classici che conosciamo come la black box sull'auto che ci porta ad avere ormai da tempo sviluppato per esempio polizze comportamentali che creano un vantaggio diretto al cliente e che intervengono anche sul modo d'uso del mezzo, perché in funzione del punteggio che ricavo sul singolo trip, quindi sul viaggio che è gestito da e registrato dalla mia scatola nera che ne determina attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale un punteggio che viene tradotto in uno sconto al rinnovo, sono in grado di indurre, a proposito anche di comportamenti virtuosi e se vogliamo di approccio sostenibile, un modo eh, d'uso dell'auto che è più sano, più ecocompatibile perché porta il cliente a utilizzare meno il mezzo ed a utilizzarlo in maniera più virtuosa. A questo leghiamo il concetto anche dell'ammodernamento del catalogo di offerta oggi siamo direi la prima compagnia in Italia a proporre un prodotto modulare che è auto e non auto che finalmente propone al cliente un'unica soluzione attraverso un contratto che è un vero e proprio unico contratto che mette al suo interno molti rischi eh, che spaziano dal tema del, delle auto quindi dai mezzi al, a tutto quello che copre il tema dell'abitazione, gli infortuni e la malattia. Possiamo oggi fare eh, e proporre soluzioni come eh, quello che tecnicamente chiamiamo il libro matricola della famiglia, quindi eh, ogni famiglia può inserire i propri mezzi, quindi mezzi appartenenti al nucleo familiare, al di là eh, dell'intestatario del singolo mezzo, all'interno di questa unica polizza con allineamento delle scadenze una gestione semplificata di tutta l'attività amministrativa e un approccio che porta anche a diluire il premio attraverso un frazionamento che abbiamo reso più gestibile e eh, più utile anche in termini appunto, di accesso dal punto di vista economico a questo tipo di coperture. Nel medio periodo, perché fare previsioni ovviamente in lungo periodo oggi è impensabile, è ovvio che la tecnologia avrà sempre un ruolo determinante e sarà sempre più pervasiva in tutte e tre le linee no, eh, di riferimento che fanno il nostro approccio customer first, quindi sia sulla linea dei processi che sulla parte dei servizi che sul tema dell'innovazione del catalogo e quindi dell'offerta. Però rimango dell'idea che eh, l'elemento determinante è il valore, se vogliamo, anche eh, sociale che può avere in una logica appunto di copertura del rischio l'intermediario, il, il consulente rimarrà determinante e proprio attraverso anche lo sviluppo di soluzioni per certi versi più facili perché permettono di disegnare soluzioni come appunto il nostro prodotto modulare che sono esattamente disegnate sulle esigenze del cliente, però di per sé anche più complesse perché mettono il cliente di fronte a una copertura che è di fatto veramente molto vasta. Uh, diventa sempre più utile avere qualcuno che ci aiuti a fare bene il punto su quello che è la nostra esigenza di copertura, su quello che è il nostro bisogno di copertura in funzione appunto del rischio a cui siamo esposti. Grazie mille, grazie Marco per la risposta, grazie a, a voi tre per, per questa conversazione, siamo un po' in ritardo quindi. Chiedo scusa in anticipo a Valentina che già mi guarda con un occhio abbastanza severo e nel ringraziarvi ancora, grazie a tutti voi per averci ascoltato e alla prossima. Grazie.